In questo video ti mostrerò come puoi imparare una nuova lingua in sole 7 settimane. Ti guiderò attraverso i passi essenziali di un metodo di apprendimento collaudato e che garantisce il raggiungimento di risultati. Li potrai mettere subito in pratica. In soli 49 giorni da adesso sarai in grado di parlare una nuova lingua e ci arriverai non solo facilmente, ma ancora divertendoti molto. Sono Udo Golub e sono l'autore del libro bestseller Come imparare una lingua in sole 7 settimane. Sono anche il fondatore della società 17 Minute Languages. 17minutelanguages.com è una piattaforma di apprendimento di lingue straniere online, dove negli ultimi 20 anni abbiamo insegnato una nuova lingua a più di 500.000 di persone. Aiutiamo a trasformare i nostri utenti da principianti a persone in grado di parlare fluentemente una delle 80 lingue disponibili in lingua italiana come lingua d'insegnamento. Sto per condividere con le tutti i segreti per apprendere in poco tempo una lingua straniera senza più scordarla. Ti consiglio di ascoltare attentamente tutto il video fino alla fine per non perdere nessuno di questi segreti. E grazie a questo metodo di apprendimento io stesso ho imparato l'italiano, lo spagnolo e il croato. Ho perfezionato il mio francese e l'inglese e ora parlo 6 lingue correttamente. Questo può sembrare impressionante, ma quando ero a scuola pensavo di essere un pessimo allievo. Dopo 5 anni di lezioni di francese conoscevo molte parole, anche la grammatica avanzata, ma non riuscivo ancora a sostenere una conversazione. Spesso accadeva che, stando a cena con amici francesi, mi sentivo completamente estraneo ai discorsi. Questo perché non ero in grado di mettere in pratica quello che avevo imparato a scuola. Ero così frustrato e imbarazzato. Come me, ci sono molte persone che credono di non essere portate per le lingue. O che pensano di essere troppo vecchie per imparare una nuova lingua. Così si arrendono ancora prima di iniziare. Non è vero? La buona notizia è che non sei tu. È solo il sistema educativo collettivo che è terribilmente inefficiente e scoraggiante. Ma con il giusto metodo di apprendimento non solo si può diventare fluenti in qualsiasi lingua si desideri, ma si può anche farlo in sole 7 settimane. Sarà facile per te e ti piacerà persino tutto il processo di apprendimento. La verità è: quando la costanza incontra il giusto metodo di apprendimento, la magia è possibile. Quindi cominciamo con il metodo veloce ed efficiente per memorizzare una nuova parola. Perché memorizzare un nuovo vocabolo è l'elemento fondamentale per imparare una nuova lingua. Più parole si riescono a imparare in poco tempo, più velocemente si padroneggia una lingua. Il metodo che ora ti mostrerò si chiama la tecnica leggere, ascoltare, parlare. Sembra così facile e lo è davvero. Quindi la tua memorizzazione inizia con la lettura della nuova parola. Poi si ascolta la parola da una registrazione. E infine si dice la parola ad alta voce 2 volte. Per esempio, se si impara la parola spagnola per dire spiaggia, che è la playa, si dice ad alta voce spiaggia, la playa.
spiaggia, la playa. Poi lo ripeti due volte al contrario. La playa, spiaggia. La playa, spiaggia. Facendo questo, hai già creato tre diverse connessioni nel tuo cervello. Hai letto, hai ascoltato e hai pronunciato la parola. Più connessioni si creano nel cervello, più è facile ricordare la parola in seguito. Poi potresti scrivere la parola su un pezzo di carta. Scrivendo a mano si crea un'altra potente connessione nel cervello e si impara la parola ancora più velocemente. Inoltre memorizzerai meglio l'ortografia se la scrivi a mano. Sembra facile, vero? Con questa tecnica sono stato in grado di imparare migliaia di parole molto difficili da ricordare. E puoi farlo anche tu. Ora che sai come memorizzare una parola, è ancora più importante ripetere quella parola in modo efficace. Perché se impari 100 parole oggi, queste vengono immagazzinate solo nella tua memoria a breve termine. Se non le ripeti, tra una settimana ne avrai dimenticati già 80. 80%! Ecco perché è necessario ripetere tutte le parole con un sistema chiamato ripetizione dilazionata. Con questo sistema ripeti tutte le parole 5 volte. Dopo un giorno, dopo altri 2 giorni, dopo 4 giorni, 8 giorni e infine dopo 16 giorni. Quindi raddoppi sempre la pausa tra le ripetizioni. Ecco come si fa. Si vede la parola italiana, si pensa alla traduzione e poi si controlla se la traduzione è corretta. Poi leggi e ascolti la parola. La dici ad alta voce 2 volte e magari la scrivi di nuovo. Se non si conosce una parola quando la si ripete, beh, allora si ricominciano queste ripetizioni dall'inizio. Dopo che una parola è stata ripetuta con questo sistema, non la dimenticherai mai più. Ora è immagazzinata profondamente nella tua memoria a lungo termine. Questo sistema di ripetizione dilazionata è stato provato scientificamente ed è incorporato in ogni corso online di 17minutelanguages.com, dove le parole vengono ripetute automaticamente nel momento più adatto al tuo processo di apprendimento. Con questo sistema puoi imparare il vocabolario così velocemente e così facilmente che, non importa quanti anni tu abbia, memorizzerai il nuovo vocabolario senza sforzo, anche se ti consideri un pessimo allievo. Vuoi imparare ancora più velocemente? Allora allaccia la cintura di sicurezza e scopri il prossimo segreto del tuo viaggio per l'apprendimento ad alta velocità. Ora parliamo infatti della tecnica del superlearning. La ricerca ha dimostrato che il cervello umano può lavorare molto meglio in un stato rilassato. Il che significa che le persone che sono rilassate o che addirittura meditano possono ricordare tutto ciò che sentono molto meglio. Perché il nostro team ha cercato nuovi modi per combinare un tipo speciale di meditazione con i sistemi di apprendimento delle lingue. Sulla base delle ricerche neurali, i nostri sviluppatori hanno creato una musica di meditazione rilassante, prendendo i battiti binaurali, i suoni del cuore
i suoni della respirazione e combinandoli in una musica di apprendimento avanzata. L'elemento principale sono i battiti binaurali. I battiti binaurali inducono frequenza alfa nel cervello e le frequenze alfa innescano automaticamente un stato mentale meditativo. In combinazione con la respirazione tranquilla e i suoni del battito cardiaco, l'allievo si rilassa ancora di più. Per testare se questo funziona davvero, un paio di anni fa abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo creato due gruppi di 500 persone ciascuno. Il primo gruppo ascoltava durante l'apprendimento con il corso di lingua online la musica del superlearning di sottofondo, l'altro no. I risultati sono stati strabilianti. Quello che ascoltavano la musica hanno imparato il 32% più velocemente. Sono stati in grado di apprendere in 45 minuti quello che prima facevano in un'ora. Inoltre, con la tecnica del superlearning, le persone hanno anche imparato 10 minuti in più in media ogni giorno. In seguito abbiamo intervistato alcune persone del primo gruppo che ci hanno riferito di essersi sentiti completamente rilassati durante lo studio, come se avessero avuto una mini vacanza per il cervello. Sembrava come se avessero il pilota automatico e il contenuto fosse automaticamente scaricato nel loro cervello e che tutto gli risultava essere senza sforzo. Così, invece di diversi sforzarsi mentre studiavano, si sono divertiti e sono stati più rilassati nel farlo. Si sentivano anche più energici dopo ogni unità di studio del corso. Subito dopo l'esperimento abbiamo integrato questa tecnologia in tutti i corsi di lingua online di 17minutelanguages.com e ora tutti gli utenti possono sperimentare il metodo del superlearning. Tutti questi aiuti allo studio rendono l'apprendimento di una lingua molto più facile e veloce. E a quel punto non lo chiameresti nemmeno più apprendimento. Vedi, non sei più tu a dover imparare attivamente qualcosa, perché grazie a questo metodo collaudato il vocabolario fluisce automaticamente nella tua memoria. Ora conosci le scorciatoie per acquisire gli elementi principali di qualsiasi lingua, ovvero il vocabolario. Il tuo prossimo passo è mettere insieme, nel ordine giusto, le parole in frasi. Ed è qui che entra in gioco la grammatica. Insegnando a 500.000 di persone una nuova lingua e facendo una tonnellata di ricerche in questo campo, abbiamo scoperto che il modo più efficace per imparare la grammatica non è attraverso lo studio delle regole grammaticali. Infatti, il modo migliore è attraverso la lettura di frasi che ti mostrano come applicare la grammatica. In poche parole, leggendo un testo in una lingua straniera, questo ti mostra già come le frasi sono costruite. È così che si acquisisce familiarità con la lingua nel suo insieme. Ciò significa che invece di impazzire per imparare una regola grammaticale difficile, si comincia semplicemente a leggerla. Questo non ti dà un certo sollievo? Solo dopo aver iniziato a usare la lingua leggendo libri o guardando film
Si pur puoi prendere del tempo per esaminare la grammatica in modo più dettagliato, ma solo se qualcosa non ti è chiaro. In sostanza, non hai bisogno di studiare tutte le complicate regole grammaticali per essere fluente nella nuova lingua. Questo rende la grammatica molto più semplice. Questo è anche il modo in cui 17minutelanguages.com la insegna. Dopo aver imparato 20 parole, o giù di lì, avrai alcune frasi da leggere e capire. Dopo aver imparato un'altra serie di 20 parole, una breve regola grammaticale apparirà nel corso di lingua, insieme ad alcuni esempi. Dopo altre 20 parole ci sarà un trainer verbi o alcune frasi di conversazione. I compiti giornalieri sono molto vari e dovrai sempre fare qualcosa di nuovo e coinvolgente. Alla fine saprai esattamente come applicare la grammatica e come costruire correttamente le frasi. E non sarai più scoraggiato da interminabili lezioni di grammatica. E se stai imparando una lingua con una scrittura diversa, come il greco, il russo, l'arabo o l'hindi, non preoccupati. Ti stiamo fornendo un trainer specifico per la scrittura. Per le lingue che hanno caratteri come il cinese e il giapponese, ci assicuriamo che tu veda i caratteri accanto alla trascrizione latina. In questo modo ti abitui a riconoscere fin da subito i caratteri. Una domanda importante che ci viene sempre posta è: quanto dovrei imparare? Ovvero, quante parole sono sufficienti per diventare fluente in una lingua? Per rispondere a questa domanda, ti racconto una storia. Un paio di anni fa ho fatto un viaggio in India. Prima di andare a Delhi, ho imparato un po' di Hindi di base, circa 400 parole. Durante tutto il viaggio in India, grazie alla conoscenza acquisita, ho potuto davvero conoscere meglio il paese. Ho potuto parlare con molte persone che non parlavano inglese e ho fatto belle conoscenze. Nei ristoranti ho anche mangiato meglio degli altri e negli hotel ho avuto camere più belle. Le persone erano davvero felici che io facessi lo sforzo di parlare la loro lingua. 3 anni dopo sono tornato in India e ho avuto un'esperienza completamente opposta. Avevo dimenticato quasi il 100% delle 400 parole che avevo imparato anni prima. I miei legami con le persone erano meno significativi perché la gente del posto mi vedeva solo come un normale turista. E questo mi ha fatto pensare, perché avevo dimenticato quasi tutto. Ho capito che 400 parole non sono sufficienti per usare la lingua in modo significativo su base giornaliera. Non avevo imparato abbastanza parole per capire i film o leggere i libri. Infatti, dopo il mio viaggio in India, non avevo più usato l'hindi. Ed è qui che entra il gioco il livello magico. Per essere davvero fluenti in una lingua straniera servono 3.000 parole. Questo è il livello magico. Sotto questo numero ti sarà difficile ricordare per sempre la lingua. Ma se raggiungerai questo livello, allora sarai in grado di leggere libri in quella lingua o guardare film o conversare fluentemente
e molto probabilmente non dimenticherai mai più la lingua appresa. Ora potresti dire, oh, 3.000 parole sono tante, ma non lo sono in realtà. E possiamo provarlo perché lo misuriamo. Sono solo 41 ore di apprendimento in totale con 17minutelanguages.com. E questo include anche i verbi, il trainer di conversazione, le frasi e la grammatica. Il corso lo avrai completato in meno di 7 settimane, se hai un'ora di tempo al giorno. E anche se hai solo il tempo medio di apprendimento dei nostri utenti, che è di 17 minuti al giorno, sarai fluente in una nuova lingua in soli 4 mesi. E se vuoi, puoi vedere subito quanto tempo ci metterai. Basta visitare 17minutelanguages.com e andare su una delle 80 lingue con l'italiano come lingua d'insegnamento. Cliccare sul pulsante Comincia la versione demo e potrai imparare immediatamente per 2 giorni interi gratuitamente. Dopo quei 2 giorni, il corso non si trasforma automaticamente in un corso a pagamento e non devi darci nessuna informazione su di te oltre alla tua email. Solo dopo aver sperimentato il valore del programma, se si vuole, si potrà poi acquistare il corso completo per un prezzo super accessibile. Perché, secondo me, l'istruzione dovrebbe essere alla portata di tutti. Non c'è nemmeno un abbonamento, come spesso richiesto dalla maggior parte delle piattaforme di apprendimento per lingue straniere. Questo perché non vogliamo ostacolarti nel tuo nuovo proposito, solo per farti pagare una quota mensile il più a lungo possibile. Vogliamo invece che tu diventi fluente in una nuova lingua in 7 settimane, non in 7 anni, e in questo ci crediamo davvero. Noi sosteniamo che il nostro metodo funzioni come una magia. Per dimostrarlo, ho deciso di testarlo su me stesso. L'anno scorso ho lanciato una sfida pubblica. Ho detto ai miei follower su Facebook: imparerò una lingua da zero in 7 settimane. E poi farò un video di me stesso mentre parlo quella lingua. E ho chiesto: che lingua vuoi che impari? Quando ho visto i risultati del voto, ho fatto un respiro profondo. Ho pensato: oh mio Dio, in cosa mi sono cacciato? Tra tutte le 80 lingue che offriamo, il mio pubblico aveva scelto il croato. Una lingua dove ogni parola è diversa e l'intera grammatica è anche completamente diversa da qualsiasi altra lingua che già conoscevo. Ma ho pensato: sai cosa? Accetterò questa sfida, come faccio sempre. E volevo essere all'altezza della promessa del nostro marchio, che è: l'apprendimento dovrebbe essere facile, dovrebbe essere divertente, avvincente ed efficiente. Perché so quanto spesso le persone lottano con questo, quando usano metodi di apprendimento standard. Per le 7 settimane successive ho trascorso 1 ora al giorno seduto comodamente sul mio divano, utilizzando il sistema di 17minutelanguages.com, ascoltando la musica del Superlearning mentre imparavo. E naturalmente ho applicato il sistema di ripetizione dilazionata e tutta la tecnologia d'avanguardia incorporata. Ma siccome a volte ho giornate impegnative al lavoro,
Non sempre avevo un'ora intera per sedermi sul divano. Così per avere più tempo durante la mia giornata ho utilizzato molti tempi morti per l'apprendimento. Per esempio, c'è un trainer audio incluso nel corso e ogni volta che sono andato a fare una passeggiata o ho fatto sport o guidavo o sono andato in bicicletta, ho ascoltato il trainer audio. Inoltre, ogni tempo di attesa è diventato tempo per l'apprendimento. L'attesa al supermercato, dal medico, in piedi nella metropolitana, anche in bagno, tutto questo è diventato il mio nuovo tempo per l'apprendimento. E poi sono diventato dipendente dal processo di apprendimento, ma in senso buono. In 17minutelanguages.com l'apprendimento è gamificato, il che significa l'apprendimento sembra più un gioco. C'è un sistema di punti motivazionali. Puoi, se vuoi, confrontarli con gli altri. Ricevi dei premi davvero fantastici per i tuoi punti. Ogni giorno c'è una sorpresa. E quando avrai la tua sorpresa, una sorpresa ancora più grande ti aspetta la volta dopo, se continui ancora con lo studio. Tutto ciò è progettato in modo che non si voglia smettere di imparare. Quindi è una dipendenza ben intenzionata, progettata in modo che si raggiunga il proprio obiettivo pur avendo la sensazione di giocare a un gioco divertente. E questo è molto più divertente e più efficiente che imparare una lingua a scuola. Così sono passate 7 settimane e alla fine ho dovuto svolgere un test. E devo dire che il nostro programma non mi ha deluso. Grazie a come è stato concepito il nostro metodo d'apprendimento, sono stato in grado di mettere il pilota automatico che ha in qualche modo imparato per me a velocità razzo, anche con una lingua difficile come il croato. In 7 settimane avevo imparato 2.850 parole e sapevo anche applicare la grammatica per costruire frasi. Il video che ho fatto, dove parlo in croato, è ancora sulla mia pagina pubblica di Facebook, dove potrai trovarlo. E indovina un po', questa lingua mi è tornata molto utile quando ho trascorso le successive vacanze estive con la mia famiglia in Croazia. Ho davvero capito cosa diceva la gente. Ogni volta che entravamo in un ristorante, dicevo in maniera cortese qualcosa come «Dobar dan, molim vas, jedan stol za 4 osobe», cioè un tavolo per 4. Vedevo una sincera gioia nella gente quando sentivano il mio sforzo di parlare nella loro lingua. Infatti siamo stati trattati con un'attenzione speciale, una reazione che mi era mancato tanto nel mio secondo viaggio in India. Devo dire che dopo aver completato la sfida mi sono sentito molto appagato. Quel senso di realizzazione non può davvero essere descritto a parole. Di nuovo, con il giusto metodo di apprendimento, la magia diventa possibile. Grazie a questo sistema, ora parlo 6 lingue. Ich spreche Deutsch, I speak English, je parle français, hablo español, govorim hrvatski e, da 2 anni, parlo italiano. E questo, una persona come me, che ha più di 40 anni e che ha sempre pensato di non essere portato per le lingue. Com'è possibile?
e ora volio chiederti. Come ti sentirai tra 7 settimane a partire da oggi, quando sarai fluente in una nuova lingua straniera? Perché ora puoi farlo anche tu. E ora è arrivato il momento di iniziare. Basta andare su 17minutelanguages.com. Seleziona la lingua che vuoi imparare. E in soli 2 minuti da ora puoi già cominciare con l'apprendimento della lingua dei tuoi sogni.